dove trovare i 23 miliardi per evitare l'aumento dell'IVA nel 2020. Torna sul tavolo una delle ipotesi circolate già in campagna elettorale: tagliare i sussidi dannosi per l'ambiente. Ma dietro una parola si nasconde una cifra enorme, 16 miliardi di euro. Un costo per lo Stato, ma anche un grande sostegno per molte categorie. Ad esempio gli autotrasportatori hanno uno sconto del 17% sui carburanti, un costo per lo Stato di 1,3 miliardi l'anno, ma che aiuta circa 3,7 milioni di TIR. Si può eliminare, sperando però che non accada come nel 2007, quando i camion bloccarono il paese per giorni. Oppure gli aerei non pagano le accise sui carburanti, uno sconto che alle casse pubbliche costa 1,5 miliardi. Toglierlo si può, certo lo Stato, che da una parte cerca di salvare la compagnia di bandiera, dall'altra le alzerebbe le tasse. La cifra più grande però la pagherebbero gli automobilisti. Eliminare lo sconto che il gasolio ha rispetto alla benzina farebbe risparmiare allo Stato 5 miliardi di euro, ma in Italia circolano 17 milioni di autovetture diesel che pagherebbero più caro il loro pieno, perché si sa, dietro ogni agevolazione che togli c'è sempre una tassa che sale.